أكبر يقرب دي زبورو زاندخ الله كنت أبر. Poi Gesù, guardandosi attorno, vide alcune persone ricche che gettavano le loro offerte nelle cassette del tempio. Vide anche una povera vedova che vi metteva due monetine di rame. Allora disse: vi assicuro che questa vedova, povera com'è, ha dato un'offerta più grande di quella di tutti gli altri. Quelli infatti hanno offerto come dono quello che avevano d'avanzo, mentre questa donna, povera com'è, ha dato tutto ciò che le rimaneva per vivere. Alcuni stavano parlando del tempio e dicevano che era molto bello per le pietre che lo formavano e per i doni offerti dai fedeli. Allora Gesù disse: verrà un tempo in cui tutto quello che ora vedete sarà distrutto. Non rimarrà una sola pietra sull'altra. Allora rivolsero a Gesù questa domanda: Maestro, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno che queste cose stanno per accadere? Gesù rispose: fate attenzione a non lasciarvi ingannare, perché molti verranno, si presenteranno con il mio nome e diranno: sono io il Messia, oppure vi diranno: il tempo è giunto. Voi però non ascoltateli e non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non abbiate paura. Fatti del genere devono avvenire prima, ma non sarà subito la fine. Poi Gesù disse loro: i popoli combatteranno l'uno contro l'altro e un regno contro un altro regno. Ci saranno grandi terremoti, pestilenze e carestie in molte regioni. Si vedranno fenomeni spaventosi e dal cielo verranno segni grandiosi. Però prima di queste cose vi prenderanno con violenza e vi perseguiteranno. Vi porteranno nelle loro sinagoghe e nelle loro prigioni. Vi trascineranno davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione per dare testimonianza di me. Siate decisi. Non preoccupatevi di quel che dovrete dire per difendervi. Sarò io a suggerirvi le parole giuste e vi darò una sapienza tale che tutti i vostri avversari non potranno resistere e tantomeno combattere. In quel tempo perfino i genitori, i fratelli, i parenti e gli amici vi tradiranno e faranno morire alcuni di voi. Sarete odiati da tutti per causa mia. Eppure neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Se saprete resistere sino alla fine, salverete voi stessi. Un giorno vedrete Gerusalemme assediata da eserciti nemici. Allora ricordate che è vicina la sua rovina. In quel tempo, quelli che si troveranno in Gerusalemme si allontanino da essa e quelli che si troveranno in aperta campagna non ritornino in città. Quello sarà il tempo del giudizio. Tutto ciò che è stato scritto nella Bibbia dovrà accadere. Saranno giorni tristi per le donne incinte e per quelle che allattano. Tutto il paese sarà colpito da una grande tribolazione e l'ira di Dio si scatenerà contro questo popolo. Alcuni cadranno sotto i colpi della spada, altri saranno portati via come schiavi in paesi stranieri. E Gerusalemme sarà calpestata dai pagani e distrutta fino a quando non sarà finito il tempo che Dio ha stabilito per loro. Ci saranno anche strani fenomeni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra i popoli saranno presi dall'angoscia e dallo spavento per il fragore del mare in tempesta. Gli abitanti della terra moriranno per la paura e per il presentimento di ciò che dovrà accadere. Infatti le forze del cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra una nube, con grande potenza e splendore. Quando queste cose cominceranno a succedere, alzatevi e state sicuri, perché è vicino il tempo della vostra liberazione. Poi Gesù disse questa parabola: osservate bene l'albero del fico e anche tutte le altre piante. Quando vedete che mettono le prime foglioline, voi capite che l'estate è vicina. Allo stesso modo, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Vi assicuro che non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano accadute. Il cielo e la terra passeranno,
ma le mie parole non passeranno. Badate bene, non lasciatevi intontire da orge e ubriachezze. Non abbiate troppe preoccupazioni materiali, altrimenti diventerete pigri. Vi dimenticherete del giorno del giudizio e quel giorno vi pioverà addosso improvvisamente. Infatti esso verrà su tutti gli abitanti della terra come una trappola. Voi invece state svegli e pregate in ogni momento. Avrete così la forza di superare tutti i mali che stanno per accadere e potrete presentarvi davanti al Figlio dell'Uomo.